Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e stasera parleremo con i nostri ospiti di un personaggio particolare e delle sue creazioni. Parleremo del dottor Clive Sinclair o di Sir Clive Sinclair, perché lui è anche baronetto. Era un vero e proprio inventore che è stato uno dei grandi protagonisti della scena della informatica personale nei primi anni Ottanta. Ha riempito l'Europa con i suoi computer particolarmente economici, dopodiché l'azienda da lui fondata non è sopravvissuta a lungo. Con la successiva generazione di personal computer, la Sinclair ha perso parecchio terreno nei confronti dei competitor. E il signor Clive Sinclair si è poi dedicato ad altre cose, alla produzione di scooter elettrici, in epoca recente a trovare mogli particolarmente giovani e avvenenti e così via. I nostri ospiti di stasera sono Ermanno Bettori, membro dell'associazione 8-Bit Inside e di Firenze Vintage Beat, che ha una particolare esperienza legata alla riparazione dei computer Sinclair. Ciao Ermanno. Ciao, buonasera a tutti. E l'altro ospite è Carlo Sant'Agostino, segretario dell'associazione Retrocampus e membro del direttivo del Vintage Computer Club Italia, sviluppatore Sinclair di vecchia data, che a quanto pare ha iniziato a sviluppare sui computer Sinclair prima, quando ancora frequentava le scuole dell'obbligo. Ciao Carlo. Tutti, sì, hai ragione. Ho iniziato lo spettro del mio primo computer sul quale ho avuto le mie prime esperienze di produzione di software, diciamo, anche se in realtà ho imparato a programmare prima, a 12 anni, nell'82. Po' di Credo anni. anch'io ad aver iniziato verso i 12 anni a programmare, ma su altri device. Allora, innanzitutto una breve introduzione del Sinclair e dei suoi prodotti. A quanto pare i primi prodotti della Sinclair erano computer didattici. Lascio la parola prima a Carlo, che ci può raccontare dei primi computer della Sinclair, perché Clive li aveva Ah, guarda. In costruiti. realtà la Sinclair nasce come Sinclair Radionics negli anni 70, come azienda di elettronica e le prime produzioni di Sinclair riguardavano la parte di radio, per esempio aveva costruito delle piccole radio transistor, ma poi si distingue immediatamente la Sinclair sin dagli inizi degli anni 70 per la miniaturizzazione, che era una delle manie di Clive Sinclair. Clive Sinclair era un inventore, come giustamente hai detto, e una delle sue manie che ha sempre avuto era quella di rendere le cose piccole, molto piccole. Infatti la Sinclair con la Radionics diventa famosa prima per una radio a transistor molto piccola, molto portatile, poi diventa conosciuta sempre all'interno dell'Inghilterra per delle calcolatrici. È una delle calcolatrici Sinclair, è una delle prime calcolatrici portatili a essere molto piccola e sottile, con una batteria che aveva utilizzato un trucco particolare all'interno di questa calcolatrice per risparmiare corrente elettrica e poter utilizzare delle batterie più sottili e più piccole del normale. Questo agli inizi. Il primo computer che produce in realtà è un computer didattico, sì, ma didattico per gli elettronici, l'MK14, se non mi ricordo male la sigla, che è un computer on board, simile se vuoi al KIM della Commodore, per intenderci, no? Quelle board con sopra il microprocessore, il tastierino numerico e imparavi a programmare direttamente in esadecimale. Con quella vende abbastanza sempre nel mercato inglese, però il grandissimo boom, quello che lo fa conoscere poi in tutto il mondo, perché ricordiamo che la Sinclair, anche se era sicuramente molto più presente in Europa, soprattutto con lo ZX80 prima, che è, diciamo,
il primo computer al mondo a riuscire a essere venduto come un computer sotto la soglia dei $100. Era venduto in kit all'inizio e poi sia in kit che premontato. E poi il suo successore, lo ZX81, che ZX80 si chiama così perché è uscito nel 1980. Lo ZX81 si chiama così perché è uscito nel 1981. Infatti lo ZX Spectrum all'inizio doveva chiamarsi ZX82, la prima versione di prototipo di Spectrum, che usciva nell'82. Comunque lo ZX81, ecco, vedo che Riccardo ha messo in diretta l'immagine della pubblicità giapponese dello ZX81, perché lo ZX81, a parte che costava veramente veramente poco, era un computer minimale, perché ricordiamolo, aveva lo Z80, un K di memoria, era solo in bianco e nero, non aveva l'audio, insomma, proprio un computer che definirlo computer è già un miracolo. Però se torniamo indietro nel 1981, per comprare un computer, come minimo, dovevi spendere sui $300-400 dell'epoca. Quindi in Italia comunque un computer nell'81, per piccolo che fosse, andavi a spendere dalle 500 alle 600.000 lire per i primi modelli. Lì con 100.000 lire, poco più di 100.000 lire dell'epoca, ti portavi a casa un computer sul quale potevi programmare in BASIC. Ricordiamolo che la programmazione in BASIC all'epoca era la base dell'informatica, non solo personale. Per tutti gli anni 70, anche i primi anni 80, anche l'informatica professionale, semiprofessionale, andava sul linguaggio BASIC per quanto riguarda la produzione di software. Era la fortuna di Bill Gates e della Microsoft dell'epoca, che producevano la maggioranza dei BASIC che esistevano per tutti i computer di quell'epoca. Comunque, lo ZX81 ha un successo mondiale. La pubblicità che ha fatto vedere prima Riccardo dello ZX81 in Giappone è una cosa che non sanno in molti, ma nell'81 in Giappone lo ZX81 fu il terzo computer più venduto in tutto il Giappone. Dopodiché la Sinclair scomparve dal Giappone, perché subito dopo il grande successo che ebbe con lo ZX81 fu venduto in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Questo è un articolo di una rivista giapponese che parlava appunto di Clive Sinclair in Giappone, giusto per far vedere che era un personaggio conosciuto in tutto il mondo. In quegli anni lo ZX80 e lo ZX81 fecero anche, tra virgolette, un po' paura a tutto il mercato. Infatti tantissime aziende produttrici di computer, dalla Texas alla Commodore a tante altre aziende produttrici di un computer, pensarono tutte di produrre un mini computer piccolino, poco costoso. In realtà poi questo non fu fatto, perché da lì a pochi anni i prezzi degli home e dei componenti crollarono, quindi non ci fu bisogno di ridurre, diciamo, la componentistica per uscire sul mercato con un computer molto, molto economico. Detto questo, quello per cui poi noi lo ricordiamo adesso, soprattutto noi italiani, perché qui ebbe un discreto successo, ma sicuramente in Europa, per quello per cui poi viene solitamente ricordato, è il suo successore, cioè lo successore dello ZX81, cioè lo Spectrum. Lo Spectrum, come ho detto, doveva essere chiamato ZX82. Lo Spectrum viene prodotto in Inghilterra. All'inizio doveva essere il computer, la Sinclair era il maggior concorrente della Sinclair in Inghilterra, era l'Acorn, okay? E l'Acorn batte in Inghilterra la Sinclair nella produzione di un computer per un concorso indetto dalla BBC come computer didattico per l'Inghilterra. Infatti in Inghilterra il BBC Electron dell'Acorn vendette tantissimo, perché fu il computer che venne scelto come default per quanto riguarda la didattica inglese. Quindi lo Spectrum viene costruito per, diciamo, partecipare a questo concorso, concorso indetto dalla BBC per un computer didattico delle scuole inglesi. Quindi viene pensato con la didattica in testa, con la didattica, quindi un computer pensato per essere utilizzato per imparare a programmare, in questo senso didattico, non didattico nel senso di come costruire, come funziona un computer, ma proprio per imparare a programmare. Infatti una delle qualità che viene sempre riconosciuta allo Spectrum è il suo BASIC della Sinclair, che sicuramente è un BASIC molto
completo, con funzioni trigonometriche, matematiche, con tantissime funzioni anche dal punto di vista della gestione della grafica, quindi è un BASIC molto molto completo, molto esteso, che permette di più o meno fare tutto quello che si ha in testa di poter fare con un programma, ovviamente con la velocità del BASIC, intendiamoci. Per fare di contro viene sempre messa in contrapposizione questa, diciamo, completezza del BASIC Sinclair del 1982 rispetto al BASIC di altri suoi coetanei. Stiamo parlando sempre dell'82, perché poi stiamo attenti alle date, perché poi i computer che sono dell'83, 84, eccetera, eccetera, sono diversi, sono sicuramente superiori. Ok. Ti interrompo. Ce n'è ancora da dire, però se, no, se vuoi stopparmi, no, intanto poi proseguo. Perché noto che i computer Sinclair avevano quindi un software particolarmente avanzato, se vogliamo dire, almeno il BASIC era più sofisticato dei suoi competitor. Invece, e qui passo la palla a Ermanno, dal punto di vista hardware, che tu che ne hai riparati alcuni, come ti sono sembrati i computer Sinclair? Cioè, come erano costruiti? Erano costruiti bene? Erano costruiti al risparmio? Come li descriveresti? La mia premessa parte dal fatto che io i computer Sinclair ho cominciato a ripararli circa 10 anni fa, pertanto non sono stato l'appassionato degli anni 80 che l'ha avuto in mano e ne ha sviscerato tutte le funzionalità tipo Carlo, che ancora oggi ha una enorme collezione di pezzi. La cosa mia è stata che degli amici mi dissero di questi computer Spectrum, mi dissero: me lo riesce a riparare perché non funziona, non si accende. E ho detto, vabbè, vediamo. Io ero già abituato a riparare computer un pochettino dell'epoca, T99, MSX, Commodore 64 e tale. Apro lo Spectrum e vado a cercare la prima cosa stupida, dico, ok, dov'è l'interruttore di alimentazione? Non c'è manco l'interruttore di alimentazione, perché era totalmente a risparmio il sistema. Apro, diciamo, il modello base, il primo del sistema, che era con dei tasti in gomma, e comincia a cercare di capire come era costituito. Effettivamente era letteralmente minimale, perché aveva soltanto una CPU, la RAM e un integrato misterioso che faceva di tutto. Io 10 anni fa all'inizio, non sapendo bene che cos'era, poi mi sono documentato abbastanza, perché ho trovato lo stesso prodotto da altri su altri computer, sempre specialmente in Inghilterra. È un gate array, in pratica è un wafer di silicio predisposto al potere, in base a come il costruttore vuole, diciamo, metterci tutti i transistori e le varie tipologie in modo da poter fare le sue funzioni specifiche. In questa maniera era un sistema a risparmio per poter ovviare a due problemi fondamentali di Sinclair, che lì è stato per me un genio del mare. Perché è stato un genio del mare? Perché ha detto: io devo risparmiare un chip grafico che se lo compro mi costava, devo risparmiare un chip sonoro che se lo compro mi costa, io mi invento un chip che fa tutte queste funzioni minimali, ovviamente, e risparmio. Infatti il suo scopo era cercare di avere un prodotto, un computer che a lui gli costasse sotto le 100 sterline, per poi rivenderlo superiormente. E giustamente, per fare risparmio, fece un prodotto che, se uno lo vede tecnicamente parlando, la piastra madre, eppure è abbastanza ben disposta. Il problema è come ha messo il sistema di raffreddamento del dissipatore della corrente, come ha messo la polarità invertita della tensione, che in Italia molti ragazzi hanno fritto i computer perché mettevano un alimentatore a 9 volte standard, comprato magari alla GBC elettronica, come ha ben detto Carlo, in sostituzione di quello originale, e poi fa: boia, come mai mi si è fritto il computer? E grazie, la polarità era al contrario. E su queste cose si crede bene, proprio Mr. Hyde è stato satico fino alla cosa. Però, di controparte, come ha detto bene Carlo, ha detto: il computer è andato verso una cosa economica. Ora, se io dal mio punto di vista devo dire questo, dico, è stato bravo Carlo a programmarci sopra, perché veramente era da bestemmiarci dal mio punto di vista, perché il BASIC è personalizzato, i comandi, per poter risparmiare i comandi, Sinclair disse: io perché devo scrivere tutte le parole complete, come io ero abituato su tutti gli altri BASIC degli altri computer? Lui aveva una serie di combinazioni dei tasti che faceva diciamo, il comando al volo. Allora, se tu leggi un listato sulle vecchie riviste, vedi che sono tutta una serie di combinazioni di tasti, per lo più, che chi è abituato a usarlo è ottimo, anzi, velocizza pure la programmazione.
Per chi non è abituato e magari passa da altri computer a cercare di interpretare bene un listato BASIC Spectrum sul listato BASIC, che ne so, del Commodore o del VIC-20 o di altre macchine, comincia a vedere delle differenze che dice, ma cosa sto scrivendo? Era personalizzato. Devo dire che era buono, però, per chi sapeva programmarci sopra, si è visto il risultato, perché hanno fatto tirato fuori dei giochi che sono quasi impensabili per quella macchina, dal mio punto di vista. Veramente hanno tirato fuori il sangue da una rapa, come si suol dire. Quella era la disperazione dei giocatori. Considerate che io sono per lo più un gamer, non sono mai stato un programmatore, e io riparavo i computer. Adesso, dimmi Carlo, vai. No, stavo dicendo che dal punto di vista, se tu lo rapporti adesso, lo dici una cosa giusta, ero abituato a utilizzare una tastiera e scrivere i comandi e arrivo su quella, è diverso. In realtà all'epoca non era così, perché quello, come lo ZX80, l'81 e lo Spectrum erano pensati come primi computer di una persona che non aveva mai utilizzato un computer prima. Era un computer didattico per insegnare a programmare, soprattutto ai ragazzi, alla gente giovane, a chi voleva un computer in casa. Quindi uno aveva pochi soldi, quindi doveva essere economico. Secondo, era il suo primo computer in assoluto. E quindi questa idea di tokenizzare i tasti, i token, cioè dare i comandi già scritti sui tasti e quando clicchi il tasto ti appare il comando, era fatto per questa motivazione, perché così tu non dovevi impararti a memoria i comandi, ma ce li avevi già scritti, okay? Quindi era più facile imparare a programmare, primo. E secondo, al contrario di quelli che credono in molti, non fu la Sinclair la prima a creare questa modalità didattica di insegnamento con i tasti tokenizzati, ma già diversi esperimenti di insegnamento del BASIC e dei linguaggi di programmazione utilizzavano dei computer o dei device che avevano i tasti tokenizzati. Uno dei più famosi, per esempio, è la cartuccia di BASIC Programming dell'Atari del 1979, che è una cartuccia per l'Atari VCS, la console storica di Atari, la prima console diffusa a livello mondiale, e la cartuccia BASIC Programming dava una tastierina con i tasti tokenizzati, cioè tu avevi sopra i tasti già scritti i comandi print, go to, eccetera, eccetera, e quindi schiacciando il tasto ti usciva già il comando. Quindi anche quello non era proprio un'idea assolutamente originale di Sinclair, diciamo che era una cosa utile per l'insegnamento del linguaggio BASIC, per imparare a programmare, ecco. Vi chiedo una cosa, abbiamo accennato prima, io ho detto che Sinclair aveva riempito l'Europa con i suoi computer, adesso abbiamo accennato a qualche altra marca di computer, ma com'era il mondo dell'informatica personale nel 1982, diciamo? Lo Spectrum, cosa si confrontava? Perché non ha senso paragonarlo con ciò che abbiamo oggi, vorremmo sapere il panorama dell'epoca, a chi era dedicato, chi si comprava un personal computer, perché allora, i giovani come non sanno bene com'era il mercato del 1982. Allora, dobbiamo proprio calarci in un'altra realtà se vogliamo entrare nel 1982, soprattutto nell'82, perché se parliamo proprio dell'82, allora, tutti noi adesso ricordiamo la famosa diatriba che c'è sempre, Spectrum contro Commodore 64, quando salta fuori c'è sempre le due fazioni, eccetera. Però in realtà, se noi torniamo proprio all'uscita dello Spectrum, quindi nel 1982, il concorrente principale dello Spectrum non era il Commodore 64. Perché in realtà nell'82, quando il Commodore 64 esce, il Commodore 64 viene presentato come computer di fascia alta, come personal computer professionale, business. Mentre la sezione home della Commodore nel 1982 era coperta dal VIC-20. VIC-20 era... Sento non so chi è che ha. Ok. Nel 1982 il mercato del home computing a livello mondiale era già dominato da Commodore, che è stata la prima a vendere un computer oltre 1 milione di unità, e fu appunto il VIC-20. Infatti, se vi ricordate, le primissime riviste che uscivano in edicola con i giochi copiati in Italia, poi parleremo magari anche della pirateria in Italia, ma quella è un'altra cosa. Comunque, c'era la cartuccia Program che da un lato aveva i giochi per VIC-20 e dall'altro ce l'aveva per Spectrum 16K. Infatti lo Spectrum all'inizio
era paragonato per fascia di prezzo e per tipologia di prodotto contro il VIC-20 della Commodore. Quindi, se vogliamo, chi doveva scegliere un computer nel 1982, cosa che ho fatto io comprai all'epoca MC Microcomputer, me lo divoravo, lo leggevo, perché avevo già imparato a programmare senza avere un computer, utilizzavo avevo imparato sul VCS, leggendo le riviste di informatica, avevo imparato a programmare sulla carta praticamente. Dovevo scegliere il mio primo computer da farmi regalare per l'esame di terza media. Quando MC Microcomputer uscì con la recensione dello Spectrum, ne raccontò praticamente lodi di tutti i tipi, ma anche perché veniva paragonato quello che potevi fare, cioè la potenza, la qualità che aveva quel computer, con il costo. Il costo era veramente basso, perché 400.000 lire, 480.000 lire per la versione a 48K, che era quella più potente, o 300 qualcosa mila lire per la versione a 16K, era sicuramente molto di più di quello che potevi avere con il costo del VIC-20 di confronto, perché il VIC-20 aveva 3K5 di memoria, aveva un basic minimale, aveva e diciamo che soprattutto in quei primissimi anni, quindi nell'82, chi andava a comprare un computer nell'82, inizio 83, era anche perché un pochino aveva, diciamo, delle volontà, delle velleità di programmazione, cioè oltre a giocare voleva magari anche iniziare a smanettare sul computer. Era un mercato molto ridotto. Quello che poi è diventato popolare, il boom degli home computer, avviene dopo il 1984. Dopo il 1984 il VIC-20 praticamente sparisce e il Commodore 64 prende effettivamente il posto del Commodore 64. È ovvio che a quel punto, quando il Commodore 64 scende di prezzo e con le caratteristiche del Commodore 64, è ovvio che lì abbiamo il boom a livello italiano e mondiale delle vendite del Commodore 64. La Sinclair però aveva lo zoccolo duro e ce l'aveva in alcuni paesi fondamentali, che erano soprattutto l'Inghilterra, perché era la sua patria, la Spagna, poi spiegherò anche perché ce l'aveva in Spagna, e l'Italia. L'Italia in particolare ce l'aveva grazie alla distribuzione capillare, perché la distribuzione in Italia del Sinclair ZX Spectrum era curata dalla GBC Elettronica, la Jacopo Castelfranchi. La GBC Elettronica era, diciamo, i negozi di elettronica in Italia più importanti. Erano capillari, c'erano in tutta Italia, e se loro vendevano un computer era anche logico che diciamo, in quei primi anni chi voleva un computer andava, tra virgolette, in negozi di elettronica specializzata, e quindi lì veniva molto promossa la vendita del Sinclair, come veniva promossa anche nelle riviste dell'epoca, nel settore dell'epoca. Quindi la diffusione dello Spectrum in Italia è importante. Infatti questa famosa diatriba Spectrum con 64, ricordiamola, è una diatriba che esiste localmente, esiste in Italia, esiste in Inghilterra, esiste in Spagna, esiste un pochino in Germania relativamente, ma al di fuori di questi paesi non esiste. Cioè, se vai negli Stati Uniti non esiste, nessuno sa cos'è lo Spectrum, perché lì, dopo praticamente lo ZX81 che fu distribuito dalla Timex, il successore non vendette niente, quindi non sanno neanche di cosa si tratta e non lo conoscono neanche come Sinclair, per non parlare degli altri paesi dove manco è arrivato. Cioè, anche in molte regioni europee, in Francia fu molto più diffuso l'Amstrad, il CPC464 per intenderci, rispetto allo Spectrum, e in Nord Europa anche l'MSX, eccetera. Insomma, ci sono state tante altre diffusioni differenti. Il Commodore 64 invece, quello è c'è dappertutto, universale. Quello ha venduto 17 milioni di pezzi, quindi quello lo trovi anche per quando ferma porta. Colgo un commento che si credeva che lo ZX80 fosse chiamato così perché basato sul processore Zilog 80, no, Z80, per l'anno di uscita. Certo. Invece faccio un commento personale: adesso ho capito perché il Cambridge Z88 si chiamava Z88, era l'anno, perché anche quello era nel 1988. Però adesso rimane per capire perché queste Z, cosa aveva Sir Clive con le Z. Lo Z era del processore, era lo Z. Nell'est del mondo, che computer usavano nei primi anni 80? In America cosa si usava? E perché?
negli anni 80, prima diciamo dell'82, dato che io ho qualche annetto più di Carlo, il problema era questo, che dovevi avere qualche liruccia in più e avevi dei buoni computer, che in America c'era lo strapotere all'epoca dell'Atari e del T99 della Dex Instruments. No, la Apple Atari 400, 800. Il più venduto c'era... era l'Apple 2 in America in quegli anni. Io parlo di un computer, già l'Apple 2 era di fascia superiore. No, non esisteva una fascia superiore all'epoca, se parli prima del 1980. La fascia home computer è nata col VIC-20 nel 1980, prima erano tutti computer personali. Beh, a livello di costo vedevo che erano abbastanza cari, perché è vero che il T99 che conosco completo stava rapportato all'epoca in lire italiane sarebbe stato 4 milioni. L'Apple 2 costava dai 6-7 milioni. In Italia, in America costava. Io parlo di Italia, io parlo del mercato italiano, non del mercato americano. I prezzi dell'epoca, me li ricordo bene, con le riviste che compravo all'epoca, e le lire erano quelle. Noi avevamo un mercato magari drogato, se vogliamo, come prezzi, perché per esempio se tu mi rapporti i 100 euro che dici dello Spectrum in Inghilterra, in Italia ti costava 400.000 lire. No, quello era lo ZX81 che costava 100 euro, lo Spectrum costava circa 400, l'equivalente di 400.000 lire anche in Inghilterra. Però stiamo parlando dell'82, l'82 era completamente diverso dall'80, dal 79, dal 78, che erano completamente diversi da quello che c'era. Lì purtroppo in quegli anni cambiava tutto ogni 6 mesi, e un pochino ce lo ricordiamo tutti, anche perché anche quando iniziò la fase dei PC, ricordiamoci che noi all'inizio ogni 6 mesi buttavamo il computer, doveva cambiare tutto, usciva il 286, 386, 486, il 20, il 21, il 22, il 23. Questo, non so se vi ricordate, l'usanza era prendere le piastre madri, dopo 6 mesi volavano via dalla finestra, che dovevi cambiare piastra madre, processore, memoria, hard disk, eccetera. Questo perché l'evoluzione dell'informatica a partire dalla metà degli anni 70 fino ad arrivare alla metà degli anni 90 è stata un'iperbole verticale, cioè quindi è un'esplosione. Poi dopo il 2000 si è calmerata un po' l'evoluzione, c'è stato un po' un assestamento, diciamo, anche se c'è stata comunque un'evoluzione. Però è stato abbastanza calmerato. In Italia, prima del 1980, il mercato dell'informatica era essenzialmente professionale. Quindi c'era la Texas col T99, anche se in Italia vendeva molto poco, ha venduto più dopo, quando ha fatto, diciamo, abbassato i prezzi per far concorrenza alla Commodore, ma li stiamo parlando dopo l'82. C'era la Commodore con i PET che vendevano a livello professionale, c'erano l'Apple 2 che, anche se costava tanto, ricordiamo che è stato comunque uno dei computer più clonati della storia. In Italia infatti vendevano tantissimo i cloni dell'Apple 2, c'era Lemon, ce n'erano tantissimi, 1000 tipi diversi di cloni che costavano meno della metà dell'Apple 2, però contribuivano a diffondere, diciamo, il software dell'Apple 2. E poi c'erano gli Atari 800 e 400, che però vendevano molto negli Stati Uniti. In Italia purtroppo hanno avuto un po' una sfortuna, perché erano distribuiti dalla Melchioni, che ha tentato un pochino di entrare nel mercato, ma non ce l'ha fatta, è arrivata un po' troppo tardi. Ecco, su questo, gli Atari 800 e 400 in Italia sono arrivati molto tardi. Ok, prego, Ermanno, prego. No, dicevo, infatti, a livello di grafica, per chi, diciamo, doveva utilizzarlo come sviluppatore, io quello che ho scoperto dopo, naturalmente, perché in Italia non arrivavano, era che pure il Texas, per esempio, era nato come computer didattico, perché su 300 cartucce che hanno creato, più di 150 cartucce erano tutte applicativi per fare l'insegnamento ai ragazzini, e in America si usava per le scuole. Io l'ho scoperto dopo, perché in Italia molte cose non arrivavano per esempio i manuali, i libri, cioè, e dopo anni uno ha scoperto che c'era un oceano di libri pure su queste macchine, soltanto che noi come al solito eravamo tagliati fuori su tutto, a prescindere dalla mancanza della conoscenza della lingua inglese, che già uno che sapeva parlare inglese in quegli anni era quasi un dio. Poi c'era un altro problema di fondo e tu ti sei dimenticato: le persone che usavano i computer, come erano viste dal resto della popolazione? Alieni, da uccidere, da mettere quei forconi a morte, perché è esattamente il contrario di oggi. Se uno oggi non ha il computer, non sa usare il computer, è uno alienato, fuori dalla realtà, fuori dalla società. All'epoca è esattamente il contrario, tu eri il brutto essere strano che usi un computer, e cosa ci fai?
Niente, il famoso film di Alberto Sordi che fa vedere col Commodore 64 cosa ci fai. Se ve la ricordate la scena. Che me la ricordo, me la ricordo. Ma lì era un problema di quando i nerd erano nerd ed erano sfigati, adesso i nerd sono fighi. Diciamo che però questa era una costante che c'era in tutto il mondo, non solo in Italia. Non, è, non, non, non metterla come costante italiana, era globale questa cosa. E soprattutto dobbiamo ricordare anche una cosa, cioè è ovvio che molte cose le sappiamo adesso perché all'epoca non le sapevamo, ma soprattutto questo succede perché all'epoca i mercati non erano globali, non esisteva la globalizzazione del mercato, cioè quello che succedeva in Italia era il mercato italiano, quello che succedeva in Germania era il mercato tedesco, in Francia il mercato francese e così via, e in USA era il mercato americano, e erano mercati anche completamente diversi per lo stesso mezzo, cioè quindi per l'informatica in Italia si sviluppava in maniera diversa, con marchi anche italiani, produzioni anche italiane, rispetto a quello che c'era negli Stati Uniti, rispetto a quello che c'era in Inghilterra, eccetera, eccetera. Infatti, e poi sempre ricordiamo che l'informatica prima del 1980 era, anche se erano i personal computer, i primi personal, quindi l'Apple II, TRS, il PET, quei computer lì, il T99, eccetera, in realtà prima dell'avvento del Big 20 non esisteva l'home come concetto, cioè l'home computer come informatica domestica, quello che ti portavi a casa. Per quanto riguarda l'utilizzo didattico sia del T99 che dell'Apple II, che del Commodore 64 anche, che uscì in una versione dedicata per le scuole negli Stati Uniti, e degli altri computer, fu un mercato che esplose anche questo all'inizio degli anni 80, e negli anni 70 erano piccole sperimentazioni. In America c'era lo strapotere di Apple in generale, che aveva conquistato la maggior parte della didattica dell'epoca anche con l'Apple II, e c'erano poi le altre aziende di seguito che inseguivano, ecco, Atari, Commodore, Texas e tutti, diciamo, i produttori più famosi dell'epoca. Da noi in Europa era completamente diverso, ovviamente. Da noi la didattica nelle scuole è iniziata con Olivetti, con gli M20, i primi che iniziarono un pochino a diffondersi, ma generalmente all'epoca Olivetti la faceva da padrone, anche perché in Italia avevamo un atteggiamento, diciamo, statale, no? Oligarchico, soprattutto in quegli anni rispetto ad essere era molto molto diverso, per chi se lo ricorda. Olivetti praticamente aveva il monopolio di tutte le forniture statali in assoluto, cioè il 99% di noi che avevamo i primi computer che avete visto a scuola sono stati o degli M20 o degli M24, se avete fatto delle scuole superiori o nelle scuole dell'epoca. M24 al mio Idris. Infatti, come tutti, era Olivetti che la faceva da padrone in quegli anni. In Inghilterra, per assurdo, Sinclair, dove non c'era l'obbligo di avere il BBC perché aveva vinto la gara, aveva comunque dei computer, cioè ha informatizzato diverse aule. Io ho avuto la fortuna di studiare in Inghilterra quando ero ragazzo, mi avevano mandato a fare una scuola a 15 anni, una scuola di lingue estiva, e nella scuola di sopra avevano degli Spectrum nel laboratorio di informatica, ed era il 1984-85. E in Spagna, per esempio, invece l'Investronica, che era il distributore Sinclair spagnolo, vinse il concorso, l'equivalente del concorso che in Inghilterra vinse l'Acorn con il BBC, lo vinse la Sinclair in Spagna nel 1983. E infatti lo Spectrum 128, il 128K, fu inventato apposta per vincere quel concorso, perché non esisteva lo Spectrum 128K, è uscito poco dopo lo Spectrum 48K, ed è uscito proprio perché una delle regole ecco qua vediamo la prima versione dello Spectrum 128K col famoso dissipatore gigante attaccato di fianco e il tastierino numerico, perché una delle imposizioni del Ministero Scolastico Spagnolo per poter partecipare alla fornitura di computer per le scuole era quella che avessero 128K di memoria.
E infatti il 128K fu all'inizio disegnato direttamente dall'Investronica. Poi il progetto fu preso dalla Sinclair, migliorato, e uscì con lo Spectrum 128 in Inghilterra, che oltretutto dava anche un'aggiunta fondamentale allo Spectrum, cioè gli inseriva il chip audio che non aveva. Infatti lo Spectrum, ricordiamo, non solo è famoso per la povertà degli elementi, ma anche per non avere nessun chip audio e quindi fare solo beep. Ti interrompo a portare un'osservazione dal pubblico. Mi chiedevano, è scrollata in giù, comunque chiedevano se del Texas T99 4A venisse anche prodotto in Italia. Forse Manno ne sa qualcosa? Era prodotto a Rieti, infatti era uno, diciamo, delle più forti fabbriche che stava nella zona dell'Aretino, Lazio, e chi è del resto d'Italia naturalmente. Dico, Texas all'epoca stranamente non riuscì ad avere accordi con i sindaci locali, perché erano i nostri sindaci, come al solito, molto miopi all'epoca, e non fecero una distribuzione che addirittura seppi che gli fu proposta, dicendo che facevano un'alfabetizzazione informatica, soltanto che andarono a bussare a porte chiuse proprio, anzi murate. Questo è il problema. Sì, c'erano i vetti in Italia, non potevi. Ma guarda, cioè, pur essendo prodotto in Italia, il T99 non era così tanto famoso, almeno, io qualche anno meno, sono qualche anno più giovane, ma lo ricordo pochissimo, cioè l'ho conosciuto magari quando già era... Diciamo che il T99 ha avuto una doppia vita. All'inizio era stato molto venduto negli Stati Uniti e un buon successo come computer. Ricordiamo che il T99 è fondamentale perché esce nel 79, quindi è molto precedente rispetto agli altri, ma era un computer progettato anche per un utilizzo professionale e semiprofessionale. Infatti aveva tutta una serie di espansioni incredibili che negli altri computer non aveva. Aveva anche una cosa per inserire schede di espansione, insomma un prodotto anche tastiera professionale, molta memoria, eccetera. Ma una cosa che molti non si ricordano del T99, che è fondamentale: gli sprite, per come li intendiamo noi e per come li chiamiamo, cioè il nome sprite proprio, è stato introdotto con il chip video progettato per il T99 dalla Texas. Perché la Texas aveva anche un'altra caratteristica: la Texas era progettava chip, ma progettava chip che poi vendeva anche come chip. Ricordiamoci all'epoca il famoso diatriba quando producevano a Texas i chip per le calcolatrici, e quando poi decise di produrle il discorso con la Commodore, che appunto disse che si comprò la MOS proprio perché la Texas produceva i chip per le calcolatrici e anche le calcolatrici. E in realtà molto di quello che ha fatto la Commodore è stato ispirato da quello che faceva la Texas. Infatti la Texas, quando produsse il chip del Texas, quello presente nel T99, che si inventò il concetto di sprite, il VIC-20 non aveva sprite. Il VIC-20 era a caratteri, era character mode e bitmap, non aveva sprite. Quando progettarono il VIC-2, i progettisti della Commodore si ispirarono per il concetto di sprite proprio al chip della Texas, quello presente nel T99. Infatti il VIC-2, se vogliamo, è un po' un'evoluzione del chip video della Texas, perché ha più o meno le stesse caratteristiche, però ovviamente con delle cose in più, cose migliorate. E il chip video progettato dalla Texas e soprattutto il nome che diede Sprite divenne poi il modo con cui vengono chiamati gli sprite nei videogiochi, eccetera, perché il chip video progettato dalla Texas fu usato poi da decine di altri produttori. Giusto per indicarvene qualcuno così al volo: il ColecoVision della Coleco aveva quel chip video, il Sega Master Systems, i primi PC della Sega, quindi i PC home computer della Sega e poi i successivi che diedero vita al Master Systems, e l'MSX1 aveva il chip video della Texas, lo stesso che c'è dentro nel T99 4A. Quindi questo giusto alcuni, poi ce ne sono tantissimi altri che hanno utilizzato il CreativeVision, per esempio, della Zanussi, distribuito della Zanussi, della VTech, un'altra console degli anni 80, che quella aveva il chip video della Texas.
E quindi diciamo che questo chip, e poi tantissimi arcade utilizzarono quel chip, eccetera, eccetera. E nelle istruzioni per la prima volta avevano chiamati questi oggetti che si muovevano sullo schermo, indipendenti dalla grafica che stava sotto, venivano chiamati sprite. Perché per esempio nell'Atari, che già aveva un concetto simile agli sprite precedente, non venivano chiamati sprite. Nel VCS per esempio veniva chiamato Player Object e Missile Object. In altri chip venivano chiamati in altro modo. Però il nome generico che poi ha continuato è nato lì. È nato lì. Passo la palla a mano, concordi con l'opinione che il T99 fosse un computer particolarmente avanti rispetto ai suoi coevi? Diciamo che... ben progettato. Diciamo che è stato la base che ha dato, vuol dire, una discendenza di famiglie di computer, nel vero senso della parola, partendo, come si suol dire, dall'anno di nascita. Perché, come ha detto Carlo, nel 79 esce fuori il T99, progetto naturalmente antecedente. Però la Texas vendeva i chip. Vendendo i chip vengono prodotti i computer, già elencato lui, poi si è dimenticato, vabbè, naturalmente ne fecero tanti, si è dimenticato la console, il ColecoVision, il Sega SC3000, il Zord M5 e due macchine particolari in Inghilterra, il Tatung Stein e il Memotech MTX. Perché dico? Perché furono usate come basi di software di sviluppo, cioè stazioni di sviluppo per i giochi dello Spectrum. In pratica era più facile programmare su queste macchine e poi travasare tutto il contenuto sullo Spectrum. Infatti c'erano proprio delle interfacce fatte apposta, lo Speculator, che era fatto proprio allora diciamo che tantissimi computer venivano utilizzati per sviluppare sullo Spectrum a livello professionale, non solo quei due, ma tantissimi, anche l'Apple II per intenderci, piuttosto che altri con schede di emulazione Z80, eccetera. Però anche, c'è anche da dire che tantissimi sviluppatori, soprattutto ragazzi, giovani, quelli che sviluppavano in casa, usavano proprio lo Spectrum. Quelli che sviluppavano lì erano, diciamo, gli sviluppatori del software house che avevano già un attimino più formate o negli anni successivi, ecco. Quindi ma lì c'è un mondo intero, cioè, perché veramente se andiamo a cercare le prime stazioni di sviluppo, allora c'è anche la Intel che produceva una stazione di sviluppo utilizzata all'epoca, che aveva le varie uscite per tutti i micro e gli home dell'epoca. Quindi la naività della mia domanda, ma perché? Cioè, perché specialmente per lo Spectrum esisteva, era diffuso questo meccanismo di cross compiling? Per la tastiera di gomma particolarmente fastidiosa? No, non era solo per lo Spectrum, era per tutti i sistemi, anche Commodore 64. Venivano utilizzati anche per sviluppare nelle software house, venivano utilizzati computer più potenti, più performanti per sviluppare per Commodore 64, anche semplicemente perché avevano un IDE, un'interfaccia di sviluppo. Diciamo che a livello professionale si utilizzava quello che noi facciamo per esempio adesso, nei giorni nostri, quando sviluppiamo per i nostri vecchi computer. Anch'io che ogni tanto sviluppo ancora qualcosa per lo Spectrum, mi diletto a fare qualche stupidata per divertimento, non uso lo Spectrum direttamente, ovviamente programmo con delle IDE sotto Windows e col mio PC e poi compilo e il risultato poi lo sparo dentro lo Spectrum e vedo come funziona, ma non programmo più direttamente. Così è facile, facile. Quando avevi 15 anni quello avevi, non è che tanto lontano. Lo sviluppo cross compiling esistevano per tutte le piattaforme, anche negli Stati Uniti, anche già ai tempi dell'Atari, del CS, la console, qua sta mettendo il buon Riccardo il videogioco che ho fatto, questo non è il primo che ho fatto, Arm Wrestler è stato pubblicato su Loader Run nell'87 questo, e l'ho fatto nell'86, ed era una versione domestica del Arm Wrestling della Nintendo, di fare una conversione in casa, però il primo che ho fatto è stato Crunch, non so se ha il video Riccardo che lo può far vedere, questi video poi li ho trovati su YouTube, che li ha messi uno spagnolo che ha fatto le recensioni di giochi prodotti all'epoca e ha sparato anche dentro i miei che avevo fatto in quegli anni. Ecco, quello è stato il mio primo lavoro pagato, se vogliamo, perché come dicevo ho imparato a programmare a 12 anni ma non avevo neanche il computer. Poi nella terza media, mi sono fatto regalare lo Spectrum.
Questo è esatto, questo è Crunch, che è uscito nel 1986, programmato nel 85, perché purtroppo all'epoca i tempi erano molto più lenti di quelli che ci sono adesso per fare qualunque cosa, ok? Questo era un gioco in cui tu entravi, c'erano gli animali che entravano in cucina e tu dovevi spiaccicarli prima che ti rubassero il cibo che stava al centro del pavimento della cucina. Complimenti, complimenti. Ecco, considerare, vabbè, furono pagati un panino, una pizza all'epoca, perché purtroppo il mercato del videogioco italiano era drogato dalla pirateria industriale, però questo è un altro argomento che, se volete, andiamo a affrontare, ma è decisamente più complicato, lungo e complesso. Manno, tu solo videogame originali, vero? Allora, all'epoca, tu sei un gamer, non hai mai copiato niente. Totalmente copiato, perché se all'epoca i soldi non c'erano e trovavi le cassette addirittura te le davano in edicola, che erano tutte cose copiate, e esatto, non c'era, pertanto non è che avevi uno scrupolo morale come tra virgolette dovresti averlo oggi, che esatto, poi oggi effettivamente che cosa c'è di buono? Se c'è l'appassionato che vuole comprarsi l'ultimo gioco, ne so, della Nintendo a 70 euro, e c'è sta magari l'appassionato, dice io aspetto una cosa più vecchia, la trovo magari 10-15 euro, cioè riesci a trovare un prezzo tra virgolette umano adesso sui i giochi, ma all'epoca ogni gioco costava 70-100 euro rapportate ad oggi. L'esempio è sempre, io parlo del T99 perché è stato il mio primo computer. Se avessi avuto la distribuzione delle Spectrum, non avrei avuto manco il problema di prendere i giochi tra virgolette piratati, cosa che invece dovetti farlo con l'Amiga, ma quello è un'altra storia, come si suol dire. Dico perché in un altro esempio non c'era la possibilità di avere il gioco piratato, perché i giochi belli tra virgolette erano tutti su cartuccia, o compravi la cartuccia o compravi la cartuccia, non c'era un altro modo per poter manco di clonare la cartuccia, perché la Texas, essendo furba, aveva creato un suo linguaggio di programmazione che aveva fatto in pratica delle mini librerie messe su EEPROM, su PROM, e l'aveva messe dentro i giochi delle cartucce in modo che erano incopiabili, pertanto tu che volevi... non incopiabili. Per poterli usare un gioco di una cartuccia avresti dovuto avere la macchina espansa completa, che era costosissima, perché il T99 Voraccio, diciamo, è nato col sistema delle tanto spendi tanto hai. Il problema era che chi aveva pochi soldi comprava solo la console, e già costava, facciamo un esempio, 300.000 lire. Dopo dicevi ok, devo farci qualcosa in più, compro la cartuccia dell'Extend Basic, e ti costava già quella 200.000 lire. Poi devo metterci l'espansione memoria, se era laterale o col peripheral box. Il peripheral box era un'unità completa da 30 kg che è indistruttibile, cioè quantità anatomica sopra funziona, perché era, diciamo, proprio tecnologia militare come idea, e il punto è che per averlo completo ti costava 4 milioni di lire. Ma dobbiamo pensare che lo stipendio di un genitore dell'epoca era di un milione e due, esagerare, ma dovevi essere già ricco tra virgolette per averlo. Pertanto il Carlo Sant'Agostino di 13 anni di terza media mai avrebbe potuto dire al papà mi compri una macchina di 4 milioni per avere la macchina completa. Assolutamente no, assolutamente no, ma come l'Apple 2, come tutte le altre macchine, ma neanche il Commodore 64 quando è uscito nell'82 aveva lo stesso problema. Sì. In realtà questo cambia dopo l'84, quando i prezzi veramente diventano popolari, e infatti la Texas subisce poi dopo l'84 la famosa guerra contro la Commodore, con la quale c'è il famoso abbassamento dei prezzi, che vende praticamente il T99 sotto costo, e poi dopo decide che non faceva per lei, quindi abbandona completamente il mercato, perché ovviamente i costi di produzione erano superiori al guadagno. Cioè è stata la Texas, è stata una delle prime a abbandonare il mercato dell'home computing con la guerra dei prezzi che inizia in quegli anni, e forse è anche a ragion veduta, devo dire, perché c'è qualcosa che abbiamo dato per scontato. Cassette, cartucce, nastri, il nostro pubblico giovane, speriamo che ci sia, in realtà non è detto che abbia chiarissimo cosa significano. Parliamo di cassette, di cartucce, di nastri. Dunque, beh, io... altro di nastri, cartucce forse le conoscono ancora. La cartuccia è un pezzo di memoria che si aggiunge al computer. Vabbè, sai, la cartuccia anche adesso c'è ancora, Nintendo le fa ancora per la Nintendo Switch le cartucce. Ok. Le cassette invece
c'erano una volta si ascoltava la musica sulle cassette prima dello streaming, prima dei CD. Esatto. Però il nostro amico Sir Clive aveva risolto il problema alla base. Lui non usava né cartucce né cassette sullo Spectrum. Cosa usava? Chi lo sa cosa si usava sullo Spectrum dei due? Chi risponde per primo? Bene, Carlo, vai su, è il tuo computer, ti lascio l'onore, vai. Parlando del microdrive, in realtà non è che usasse il microdrive era stata un'invenzione anche in questo caso di Sir Clive, è un inventore, per trovare una soluzione intermedia. In quel momento utilizzavano come memoria di massa le cassette, come vi ho detto, le audio cassette, ok? Quelle che ci mettevi dentro la biro e giravi per ritornare indietro con il nastro che era uscito. Le audio cassette era l'unità base per tutti gli home computer dell'epoca, dal Big 20 al Commodore 64, giustamente lo Spectrum, anche il T99, aveva la sua bella interfaccia registratore e ci caricavi il software da nastro. Il nastro però aveva il difetto che era giustamente lento, cioè anche col turbo load e per quanto tu volessi aumentare la velocità di lettura, comunque ci mettevi un bel po' di minuti per caricare o salvare un gioco o un programma da cassetta. E soprattutto poi non era una memoria cosiddetta ad accesso randomico. Cosa vuol dire ad accesso randomico? Ma erano a senso sequenziale, cioè i programmi, se io ho 10 programmi su una cassetta, per poter caricare il programma numero 7, devo andare avanti col nastro fino ad arrivare al programma numero 7. Se io ho una cassetta con dentro 10 giochi e a me il gioco che piaceva e che volevo caricare era il gioco numero 7, l'unico modo che avevo per più o meno arrivarci velocemente era segnare, partendo da zero, il numero dei giri del contatore del nastro e con il fast forward andare avanti fino ad arrivare al numero esatto in cui iniziava il mio programma. Comunque dovevo in qualche modo far girare il nastro tutto quanto fino a quando arrivava il pezzo che mi interessava. Questo vuol dire che è una memoria di accesso sequenziale, cioè in sequenza. Non ho modo di prendere il programma 7 direttamente. I floppy disk invece, che erano l'altra unità di massa costosa e ricca, diciamo, di quelli ricchi dell'epoca, avevano l'accesso randomico, cioè il floppy disk essendo un mezzo rotondo, come i 45 giri a vinile per intenderci, o i 33, io con la testina potevo andare direttamente sul brano che mi interessava, senza dovermi ascoltare prima gli altri brani. E il floppy disk funzionava allo stesso modo: se io dentro un floppy ho 10 programmi, quando lo mettevo dentro, il programma che era 1, il programma che era 10, si caricava immediatamente, anche se stava in un punto piuttosto che un altro del disco, perché la testina poteva andare direttamente nel punto che mi serviva. Sir Clive inventa una via di mezzo. Allora, crea questo microdrive dove dice, allora, deve costare poco, quindi utilizzo la tecnologia del nastro, perché il nastro costa poco la testina di lettura. La testina di lettura dentro e interna è uguale a quella che troviamo nelle testine di lettura dei nastri magnetici normali, delle audiocassette, però la cartuccia, anche qui molto piccola perché lui doveva miniaturizzare tutto, ricordiamocelo, no? Abbiamo parlato della TV piccola, di tutte le cose piccole che ha fatto Sinclair, ma la cartuccina piccolina aveva il nastro a ciclo continuo, cioè praticamente era un nastro che girando ritornava all'inizio, aveva una sola rotella dove girava il nastro. Il nastro a un certo punto usciva, rientrava dentro nella cassetta, nel cerchio del nastro arrotolato, quindi il nastro continuava a girare velocissimo e poteva girare molto velocemente in una direzione o nell'altra. Questo permetteva un accesso sequenziale ma con un'indicizzazione, quindi io potevo all'interno della cartuccia scrivere una specie di directory dei programmi che c'erano dentro, e se dicevo di caricare il programma a tal dettaglio, il nastro automaticamente andava nella posizione di dove doveva caricare il programma e me lo caricava oppure me lo salvava. Quindi era una memoria molto ingegnosa, molto innovativa, che aveva un po' ovviamente tutti i difetti delle cose economiche, quindi funzionava, funziona bene il microdrive. Quando allora, funziona bene. Il lettore microdrive sì, è abbastanza robusto, il problema era la cartuccia, che in pratica
si sbriciolava facilmente, se è vecchia attualmente, oggi si sbriciola il distanziatore che tiene il nastro a misura. Carlo penso i suoi abbia tutto riparato usando i feltrini delle sedie, ha tagliato a misura e gli ha rifatto il distanziatore. Il distanziatore lo rifai, metti con grande calma e precisione. Esatto. E all'epoca invece, avendo amici che lo usavano pesantemente, mi hanno detto che il problema era che si tendeva il nastro a sfilacciare, ad allungare, a rovinare. Invece chi lo ha sempre usato in maniera molto ecumenica, diciamo molto serioso, non da gamer ma da utente che usava la macchina, diciamo il nastro non gli ha dato quasi mai problemi, anzi ha avuto i problemi da altre parti, cioè la solita famosa tastiera che finché poi non ha cambiato i vari membrane come ricambio, o se no è passato direttamente ai disk drive, però sempre prodotto da terze parti. Sinclair non l'ha mai prodotto, perché no, non l'ha mai prodotto. Diceva sempre no, soldi no, come si suol dire sempre. Costava troppo. Era brillante, ma vale. Ma diciamo che lui aveva in testa determinati utilizzi e infatti molto spesso ha dichiarato che lui non avrebbe mai voluto che il suo computer fosse usato per giocare, se l'è ritrovato così, ma più volte ha dichiarato che lui lo Spectrum l'aveva costruito per insegnare a programmare, per programmare e non per giocare, quindi che ci facessero i giochi poi a lui non è mai andato troppo a genio. Io non ho uno Spectrum, però a casa ho un altro computer che ha un lettore di microdrive, un Sinclair QL che aveva il lettore di microdrive come parte integrante della sua carrozzeria. Il Sinclair QL è stato lanciato come un sorta di successore dello Spectrum, ma non ha avuto assolutamente successo lo Spectrum, anzi non ha avuto successo. Allora, non è che non ha avuto successo, un pochino di successo l'ha comunque avuto, perché in Europa l'ha avuto. Ecco, questa è una foto che Riccardo ci fa vedere. Allora, innanzitutto introduciamo una cosa nella storia della Sinclair che è fondamentale, ok? Che è questa. Innanzitutto, voi lo vedete il QL nella foto, l'avete visto. Se lo fate vedere a una persona che non conosce la storia dell'informatica, cioè prendete il primo che passa, quindi gli fate vedere il QL adesso, oggi, quello che l'impressione che ne ha è comunque di un computer non così vecchio, cioè non gli dà quell'impressione di vecchiume che può avere anche vedendo per esempio un Apple II, per intenderci, coetaneo anche un Apple IIe dell'epoca, un Apple IIc o un Commodore 64 o un altro computer di quel periodo. Questo perché innanzitutto una delle grandi fortune che ha avuto la Sinclair non è stato soltanto Clive che pensava come costruire un computer e farlo pagare due soldi, ma anche il suo designer, che è purtroppo recentemente scomparso da qualche altro, che è Rick Dickinson. Riccardo, dovresti avere una foto di Rick Dickinson, mi sa che te l'avevo passata prima, se ce l'hai nelle fotografie. Rick Dickinson è stato il designer della Sinclair, era uno studio esterno, ma era quello che ha disegnato praticamente, ecco, questo è Rick Dickinson da giovane, lui è responsabile del design dello ZX81, dello Spectrum e soprattutto dello Spectrum Plus e del QL. Il QL, quando esce nel 1984, per dirvi, vince il premio design italiano, Industrial Design dello SMAU. Perché aveva veramente una linea che per l'epoca era assolutamente innovativa e sia come colori che come linea eccetera è ancora attuale adesso. Infatti una delle caratteristiche che hanno sempre avuto i computer Sinclair rispetto agli altri, oltre ad essere piccolini e compatti, era il colore nero, che poi in realtà all'epoca non usava nessuno per i computer, è diventato di moda dopo, diciamo, e una linea che ancora adesso possiamo considerare bella a vedersi. E soprattutto il QL è veramente una macchina, Carlo, è una linea molto bella. Non c'è nessuno Spectrum bianco? Sì, ce n'è uno di Spectrum bianco. È questo qua. Questa è una riproduzione che viene fatta adesso, c'è una ditta inglese che produce i case in tutti i colori, okay, forme e dimensioni, però in realtà lo Spectrum bianco è stato fabbricato la prima volta quando fu venduto il milionesimo Spectrum della Sinclair. Infatti c'è una foto famosa di Clive Sinclair che tiene questo modello bianco di Spectrum come milionesimo modello prodotto. E, comunque, dicevo, il QL in realtà era un'altra idea
molto avanti di quelle, vuol dire quantum leap, cioè salto quantico, cioè un salto in avanti, il quale viene pensato nel 1983, esce nell'84 e viene pensato come un 16 bit, quindi quando stiamo passando nell'epoca, proprio all'inizio, per primo, quindi esce prima del Macintosh, prima dell'Amiga, prima dell'Atari ST, utilizzando un microprocessore 68000, no? È vero che i 16 bit esistevano anche prima, perché il Texas, per esempio, aveva un processore a 16 bit, eccetera. Però diciamo, il processore a 16 bit di nuova generazione, quindi dal Motorola 68000, che hanno l'indirizzamento 32. Anche qui utilizza poi uno stratagemma, va a prendere 68008, che era il cugino povero, per pagarlo di meno, no? Che aveva un po' il bus tranciato, eccetera, eccetera. Però, detto questo, comunque, sia a livello di potenza grafica che di caratteristiche della macchina, aveva un sistema operativo multitasking, uno dei primissimi, il primo in assoluto a livello commerciale, come sistema operativo multitasking, che era il QDOS, e aveva tante altre caratteristiche che la rendevano una macchina molto desiderata, molto desiderabile per l'epoca, per il prezzo, per il momento in cui è uscita. Io ancora mi ricordo adesso gli scacchi tridimensionali del QL visti sulle riviste di informatica dell'epoca, erano tutti una roba incredibile. Detto questo, però, sbaglia tutto nel campo del marketing, della proposizione, perché lo lancia in pompa magna, ma lancia un prodotto troppo presto, quando era ancora incompleto nella sua progettazione, non funzionava, non riescono a produrlo, non riescono a consegnarlo, lo consegnano bacato, riesce, quindi si crea una fama intorno al QL, alla Sinclair, come di macchina che non funziona, non scriveva, aveva degli errori che non facevano scrivere i programmi sul microdrive, aveva un sacco di problemi, proprio più problemi immaginate ce li aveva tutti questo QL, che okay. poi magari sono stati risolti. Sono stati risolti, però ormai si era creata quella fama lì, e quindi poi fai fatica a togliertela. E in più, soprattutto gli altri poi arrivano velocemente, perché poi arriva l'Apple, poi arriva soprattutto l'Amiga, l'Atari prima di tutto, perché l'Atari esce con una fascia di prezzo molto bassa. Ricordiamo l'Atari ST all'inizio nell'85, quando l'Amiga costava tanto, l'Atari ST costava poco, quindi conquista il mercato di fascia bassa dei 16 bit. Sentiamo, Ermanno, il QL che impatto ha avuto dal tuo punto di vista? Se ne ha avuto, perché appunto il successo è stato abbastanza limitato. In pratica il massimo 70 programmi fecero all'epoca, e onestamente parlando, chi lo aveva, come ha ben detto bene Carlo, dice lo provo, non funziona, lo mise subito via. Infatti, per chi è un appassionato collezionista, è facile che lo ha letteralmente immacolato, mai usato. È difficile trovare quello che ho io. L'ho acquistato in epoca abbastanza recente e sembra nuovo. Probabilmente il fortunato acquirente l'ha comprato, poi ha lanciato un po' di invettive verso Sir Clive e l'ha messo via. Sì, perché il problema era proprio questo, come ha accennato prima Carlo, pure il discorso dei microdrive. Tu produci un prodotto innovativo e spendeci i tuoi soldi per disk drive piuttosto che microdrive, considerazione del fatto che poi lui aveva più memoria RAM di quello che conteneva nel microdrive, perché il microdrive a stiraglia la cassetta arriva al massimo a 80k di dati. Se io facevo un gioco che doveva andare su 128k, dovevo aver venduto un microdrive per far funzionare a pezzi, pertanto era già il concetto che era sbagliato. O doveva progettare un microdrive nuovo che doveva avere una capacità molto superiore, allora poteva avere pure un pseudo senso, però come ha detto bene Carlo, tante serie di errori, diciamo, di marketing. Quello era un prodotto che poteva nascere, non so quando è che finì tutti gli errori di corressi, un anno dopo, dicevo le l'anno dopo, sì, fino a 85. Però era troppo tardi, nacque il Macintosh, esatto. E distrusse la macchina, per quanto poteva esatto. essere il discorso. Doveva partire prima, doveva avere un altro tipo di progetto, ha perso il treno in quel caso, infatti da lì poi cominciano un po' in tutti i guai della Sinclair, perché era il grande successo dello Spectrum, dove facevano i soldi non a palate, ma comunque tutti i soldi che ha fatto nello Spectrum li ha buttati prima nel QL e poi nella C5, la famosa macchina elettrica. Cos'è la C5? Adesso qui non ridete e non cominciamo a ridere. Insomma, se uscisse oggi, il mondo direbbe che è un genio. A parte che Sir Clive è un genio certificato, non l'abbiamo mai detto. Sir Clive anticipava i tempi per quello, però forse un po' troppo, è un po' con troppo entusiasmo, diciamo.
Diciamo che il problema è che si ribaltava la macchina, il riciclo era quello. Era tecnologicamente era troppo presto, cioè lui voleva uscire con quello che noi conosciamo adesso, i veicoli elettrici personali, quelli che noi, i monopattini, quelle cose che noi utilizziamo adesso nelle città, i monopattini elettrici, eccetera, eccetera, e segue cose di questo genere, ma l'ha fatto nel 1984, quindi con la tecnologia disponibile nel 84 per fare una cosa del genere, inventandosi una serie di cose che non so se molti lo sanno. Ecco, non so se vedete, il manubrio per guidare è messo sotto le ginocchia, cioè voi con le ginocchia andavate sopra il manubrio e il manubrio era sotto le ginocchia, ok? La macchina aveva ovviamente i pedali, perché l'elettricità a volte non ce la faceva a fare le salite o a cose, quindi avevi anche i pedali per poter pedalare, perché quello ce l'aveva anche il ciao, per intenderci. Quindi, una cosa e un'altra cosa che io credo di aver capito, questa macchina, questo triciclo, non aveva un tettuccio? No. Era sempre, ed era fatto per essere venduto in Inghilterra? Praticamente sì. 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 E cogliete anche voi che c'è qualcosa che non torna in tutto questo. Perché era bassissimo, quindi rischiavi che le macchine non ti vedessero. Cioè sì, più basso della targa di un'automobile, una roba... Un disastro anche quello, però diciamo che ci ha parlato. Ebbe una buona eco all'epoca, fu un prodotto che molti ritennero molto innovativo come idea, e avevano ragione, perché Bendone, perché in realtà anticipava di molto quello che sarebbe arrivato dopo. Diciamo che era ancora troppo presto per avere una tecnologia affidabile. Il problema è che ci spese veramente un sacco di soldi per progettarlo, per produrlo. Ecco, una cosa che non sanno molti, i motori elettrici della C5 erano prodotti in Italia, un'azienda emiliana produceva i motori del C5. La Sinclair poi, forse anche a causa del QL e del C5, magari di altre cose, è letteralmente fallita, è stata acquistata per una cifra ridicola. Non è fallita perché è la venduta. No, è tecnicamente sì, sarebbe fallita. Diciamo che aveva molta liquidità perché lo Spectrum, lo 781, lo Spectrum, erano stati tre successi, uno più di vendita, uno migliore dell'altro. Quindi la liquidità ce l'aveva. E che gli investimenti che ha fatto dopo nella progettazione sia del QL sia della C5 e non hanno avuto ritorno. E quindi tutti i guadagni che aveva fatto prima se li ha bruciati. Il titolo di baronetto glielo diedero prima, ok, perché era un'azienda di successo, e poi dopo invece no. E lì arrivò il suo amico Sugar dell'Amstrad, che comprò tutto il pacchetto, perché Sugar era un marpione dal punto di vista commerciale, infatti lo comprò solo per utilizzare fino all'osso il nome del marchio Sinclair. Infatti tutti gli Spectrum poi prodotti dall'Amstrad non introducevano nulla di nuovo, anzi quelle non lo produsse neanche, lo buttò addirittura alle ortiche. Produsse invece degli Spectrum, il Plus 2, il Plus 3, eccetera, gli altri modelli fatti dall'Amstrad, per sfruttare il nome e il marchio dello Spectrum, che aveva questa base di installato elevatissima in Italia, in Spagna, ma anche poi nei paesi sudamericani, eccetera. Quindi Vi cito un paio di commenti dal pubblico, mi fa notare che il QL in Inghilterra è stato usato molto a lungo e aveva anche l'interfaccia per i floppy, non solo i microdrive. Allora diciamo che una base di installato del QL, per questo prima ti ho detto, non fu un completo successo, fu un insuccesso dal punto di vista commerciale. Però creò una base di utenti che lo utilizzarono e lo utilizzarono molto avanti, andranno molto avanti negli anni, e non solo, ebbe anche una seconda vita il QL nell'ambiente dell'elettronica industriale. Fu utilizzato per fare macchine a controllo numerico. In molte macchine a controllo numerico aziendali vennero utilizzati QL. Infatti ci fu anche un'azienda, adesso non mi ricordo più il nome, eccetera, forse in Germania, che produsse delle versioni successive di QL, proprio perché furono utilizzati in quegli ambienti dell'elettronica industriale e controllo numerico. E non solo, aveva una base comunque installata di appassionati molto, molto fervida, furono prodotte un sacco di schede. Aggiungo che mi dicono che... Anche ovviamente Linus Torvald, ovviamente. Aggiungo che l'ultima versione del sistema operativo del QL è di 10 giorni fa.
10 giorni fa, adesso siamo nell'aprile del 2020 per chi ci vedrà in differita. Qualsiasi retro computer dell'epoca che ha creato una base di utenti, questi continuano ancora oggi a utilizzarlo e a spandarlo e a continuare. Anche il T99, c'è una validissima base di utenti che lo utilizzano e lo spandono ancora oggi, ne fanno programmi, ma anche lo Spectrum 64, il 20, il QL, l'Amiga, tutti quanti, cioè qualunque MSX, qualunque computer ha avuto una base di utenza, ha creato poi quel gruppo di persone che ancora oggi ne portano, diciamo, avanti la storia, ecco, quindi è quello di anche perché bene o male ci tende forse ad affezionare al computer che ha segnato il nostro ingresso nel mondo dell'informatica. Tu hai citato Amstrad, io sono affezionato al marchio Amstrad perché il computer con cui ho iniziato a entrare nell'informatica è stato un Amstrad. Ho ancora un mouse. O il PC. No, io ho avuto un Big 20 ma che non ho mai usato a fondo, e poi nell'87 mio padre ha acquistato un Amstrad compatibile DOS. La prima ondata dei compatibili economici. L'altra fu, esatto, uno dei pionieri dei compatibili economici. Sì. Fu assolutamente una, insieme alla Vobis poi in Germania, fu una di quelle aziende. In Italia avevamo l'Oridata, per esempio, che è un'altra di quelle che mi chiedono anche dal pubblico: cosa ne pensate dello Spectrum Next? Innanzitutto, sapete cos'è lo Spectrum Next? Io no, quindi qualcuno di voi me lo dica, altrimenti faremo tutta figura. Next è una riedizione moderna, in chiave moderna, di un compatibile Spectrum. Diciamo che è un non computer costruito adesso, però, quindi con caratteristiche moderne, quindi ha, diciamo, infinite possibilità rispetto allo Spectrum. Ha due cose che lo legano molto allo Spectrum. Uno è il design, che è stato fatto da Rick Dickinson, che era il designer della Sinclair. Prima di morire ha disegnato lui il Next. Ovviamente è compatibile con lo Spectrum, ma espande poi tutte le caratteristiche dello Spectrum a livello, diciamo, avanzato, quindi è quasi a potenza di computer a 16 bit successivi. È una cosa un po' strana per un retrocomputerista. Sì, diciamo, non è strana nel senso che ci sono molte le riedizioni che stanno facendo, cioè, sì. Giusto per dire qualcuna, una delle prime fu quando fecero il Commodore 64 DTV, quello dentro il joystick, che era un compatibile con 64, però aveva la modalità 256 colori, per intenderci, che poi non ha usato nessuno, o altre cose, insomma ce ne sono tanti, parecchi di riedizioni. Fa sempre parte del discorso che ho fatto prima, ci sono queste community di appassionati e che quindi poi su queste vengono basate prodotti sia hardware che software. Ci sono un sacco di persone che hanno prodotto piastre madri nuove per lo Spectrum, uno anche un italiano, Andrea Vavassori, che è uno dei più importanti, diciamo, esperti italiani di Spectrum, e che ci sta guardando. Grande Andrea, poi avremo uno speciale su di lui, su archeologia informatica, tra un po', quando uscirà. E Andrea ha progettato una piastra madre intera per Spectrum, una release nuova che risolveva un sacco di problemi delle piastre madri per Spectrum, che io ho la sua piastra madre, anzi devo decidermi a montarla, infatti mi romperò le scatole magari nei prossimi giorni. Ermanno, tu cosa ne pensi dello Spectrum Next o delle altre riedizioni di computer d'epoca rifatti oggi? Per un retrocomputerista sono una cosa adeguata? Mi citano che non è esattamente un clone perché è fatto un FPGA. Il nostro pubblico è molto attento. Siamo sempre al solito discorso. Cosa ci vogliamo fare? Allora, il discorso è semplice. Se lo dovessi presentare per i ragazzi nuovi, farei prima a dare l'altro clone che hanno fatto, lo ZX Vega, che sarebbe in pratica come console, che è uno Spectrum con 1000 giochi già tutti pronti. Per esempio, dal mio punto di vista, potrebbe essere simpatico e far vedere a dei ragazzi nuovi, e, diciamo, lo Spectrum cosa poteva produrre, cioè più che lo Spectrum l'ingegno di chi ha veramente sfruttato quella macchina al midollo osseo. Per quanto riguarda l'appassionato, questo è come ha detto bene Carlo, cioè io sono appassionato, sono uno che ci ho lavorato, ci ho programmato tutto quanto, lo compro perché tanto i nostri, diciamo, vecchi computer hanno 40 anni,
fra poco andrà a finire tutto il secchio dell'immondizia, è inutile che cerchiamo di... Io riesco, spero, di tirargli la vita per altri 20 anni avanti, però i pezzi di cambio non è detto che si trovano più. Le varie problematiche tecniche di riparazione, poi non tutti sono all'altezza di riparare un computer, pertanto la cosa buona sarebbe che o uno si dice mi adatto con l'emulatore su un computer moderno, non ce n'ho bisogno, oppure qualcuno che vuole avere la soddisfazione di sentire tra virgolette la macchina fisica. Al momento adesso uno può fare pure una scelta di campo del dire ancora ho la possibilità di comprare una vecchia macchina e forse per altri 10 anni mi va avanti e mi diverto con la vecchia macchina pure scoprendo le bestemmie per usarla, perché la vecchia, diciamo, le macchine nuove danno tutto facile. Se tu ti metti a riprogrammare o a usare, anche solo a caricare una cassetta, vedi che molte volte la cassetta dice ma come, prima funzionava, la seconda volta non ha funzionato, poi ha rifunzionato. Cioè tutta una serie di problematiche che all'epoca Carlo le faceva in automatico, sono sicuro. Cioè non ci faceva manco più caso a toccare magari l'azimut dell'unità nastro per mettere bene il segnale ad alto, al volume esatto, come lo facevano gli altri, diciamo, utenti del Commodore 64 e di altre macchine. Oppure noi del T99, che era più vecchio come me, infatti io quando feci il salto quantico, passato dal T99 all'Amiga col floppy, feci proprio wow, della serie, un'evoluzione ci fu. Soprattutto qui, dice, dipende sempre, prima di tutto poi chi è il target, di solito sono persone appassionate, che già conoscono la macchina. E il consiglio è, se è sicuro, chi lo compra per me già c'ha, se non uno, almeno forse 2 o 3 Spectrum già di ricambio, perché magari sono collezionisti, dice il mio è quello di quando ero piccolo, poi il secondo è perché se mi si rompe il mio, poi il terzo è per la copia di scorta se c'ho il mio. Poi ci stanno altri che ho conosciuto che ce n'hanno 10, 20, 30, 50 copie della stessa macchina. Vabbè, deve essere un paio di maniche, però parliamo di utenti normali, come si so dire. Il collezionista è sempre un po' strano, di qualunque cosa collezioni. È vero, il collezionismo ha sue regole, sue manifestazioni. Comunque, in generale, dicevo, ho sentito quello che hai detto prima, hermano, i ragazzi giovani gli basta anche l'emulatore se devi fargli vedere qualcosa, cioè non è che a loro interessa la macchina fisica. Queste macchine, sia il Vega, sia gli altri modelli di ricostruzioni, eccetera, ma anche le varie riedizioni di Commodore, non sono dedicate ai ragazzi giovani, sono dedicate agli appassionati, ai vecchi, a chi prova nostalgia, a chi vuole riavere il pezzo in mano perché magari un originale non si trova più, è rotto, è difficile da far funzionare, non si riesce ad attaccare a un televisore nuovo, per tanti motivi. In ogni caso non sono dedicati a un pubblico di appassionati, non certo al pubblico generalista. Sono sempre macchine pensate per appassionati, e chi le compra perché gli piace e si diverte, quindi se le compra e se le gode come vuole lui, diciamo. Quindi, da chi la prende solo per mettere in esposizione a chi la prende per utilizzarla. Ecco, nel caso particolare dello Spectrum Next, io ho contribuito con un software recentemente ho sviluppato per Spectrum un visualizzatore di codici patch. Non so se chi sa che cosa sono i patch. Sapete i patch cosa sono? Sapete cosa sono? Sì. Non è detto che tutto il nostro pubblico lo sappia. I patch sono i caratteri grafici del Commodore 64, col quali molti si dilettano a costruire delle schermate, delle grafiche costruite con questi patch. E di solito vengono letti solo dal Commodore 64. E io ho programmato un lettore di patch per lo Spectrum. Non so se Riccardo... eccolo lì, questo qui è il mio patch viewer che ho pubblicato l'anno scorso. Praticamente è un lettore di schermate patch per Spectrum, e l'ho fatto per lo Spectrum base, quindi per lo Spectrum 48K, ma gli sviluppatori del software del Next l'hanno visto e l'hanno implementato su Next in una versione enhanced che rifà anche gli stessi colori della palette del Commodore 64, perché Next ha più colori ovviamente rispetto allo Spectrum base. Immagino che sviluppare oggi per Spectrum sia un'attività molto ben remunerata. Sì, miliardi di dollari, miliardi proprio. Io non ho, come dicevo prima, io non ho uno Spectrum a casa, tuttavia ho un Nafania e un Digra,
che vengono dall'Unione Sovietica e mi sembrano molto molto affini, a parte che sono di ferro, hanno una tastiera diversa, una storia, no, mi pare che abbiano qualcosa a che fare, non sì. So, poi Manno, tu cosa ne sai del mio Nafagna e del mio Digra? Oltre a intuire da dove vengono, da chi me li ha portati? Io ti dico quello che mi hanno riferito altre persone, forse Carlo la sa meglio. La storia mi hanno detto che in pratica all'epoca l'Unione Sovietica cominciò già a clonare il processore, lo Z80, con un modello suo, se non mi ricordo male, si chiama T34 o similare. Basta vedere Wikipedia e poi uno vede la sigla esatta. E fondamentalmente c'era pure all'epoca una serie di ragazzi che volevano tirarci fuori qualcosa e qualcuno stava cercando piano piano di clonare lo Spectro, specialmente Lula. Il problema è che ancora non ci riuscirono. Poi arrivò, sembra, non mi ricordo se quale manifestazione sportiva, e uno che veniva dall'estero si era portato dietro uno Spectrum. E uno di questi qua gli dice: che me lo fai? Sì, andiamo a giocare insieme tutti quanti. In pratica quelli per un mese spremettero letteralmente questa persona finché riuscire a capire come clonargli tutta la ULA e tutto il possibile. Poi nel mercato underground, diciamo, russo, cominciò a espandersi poi per tutta, diciamo, l'Unione Sovietica dell'epoca, e fu poi ripreso dalle varie, diciamo, ditte delle varie nazioni. Diciamo, questa è la storia che mi hanno raccontato. In pratica è stato un modo, diciamo, divertente di spionaggio industriale, da quello, così è questo che mi fu riportato. Raccontata così, so molto bella. Uguale, più dettagliata o meglio, diciamo. Un pochino più dettagliata. Diciamo che tu l'hai raccontata un po', diciamo, come avventura divertente. In realtà la storia, le basi ci sono, ma venne in una maniera un pochino diversa, nel senso che dobbiamo comunque sempre ricordarci che stiamo tornando indietro nel tempo in un altro mondo, ok? Un mondo che non esiste più, che anche noi che l'abbiamo vissuto, pur noi che l'abbiamo vissuto, facciamo fatica a ricordarcelo. Quindi è difficile magari immergersi in quegli anni. In quegli anni il mondo era diviso nei due blocchi, no? Il blocco sovietico e il blocco invece della, diciamo, facente parte dell'Ovest, quindi sotto gli americani, sotto gli URSS, sotto gli USA. E noi in Italia eravamo già un territorio di confine, ma soprattutto la Germania era un territorio di confine, perché era esattamente divisa in due e Berlino era tagliata dal muro, ok? In quegli anni, proprio durante la grande diffusione dell'informatica di massa, quindi all'inizio degli anni Ottanta, in America c'era un presidente Reagan, ve lo ricordate Reagan, penso, che emanò un editto. In quegli anni la contrapposizione tra il blocco sovietico e il blocco americano arrivò al suo apice, no? La famosa guerra fredda, che noi tutti ricordiamo. Da un giorno all'altro sembrava che dovesse scoppiare la terza guerra mondiale, e ci fummo anche abbastanza vicini in alcuni casi, come sappiamo poi dalla storia che ci è stata raccontata dopo. In quegli anni quello che succedeva nel blocco sovietico non veniva conosciuto da quello che succedeva nel blocco statunitense. Cioè i due mercati erano completamente separati. Reagan aveva emanato un editto negli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, dove c'era il divieto assoluto di esportare tecnologia occidentale nell'URSS, ok? E questo era proprio un divieto, cioè tu qualcosa di tecnologico prodotto in Occidente non poteva andare nel blocco sovietico. E l'evoluzione dell'informatica in URSS in realtà è nata e vissuta come e solo esclusivamente spionaggio industriale di quello che hanno prodotto negli Stati Uniti. Infatti la prima informatica, diciamo, che vede evoluzione nel blocco sovietico è quella derivata dalla copia dei PDP della Digital, dei DEC, ma vanno molto avanti anche lì, addirittura iniziano a produrre microprocessori basati sulla base dei microprocessori DEC della Digital. Questo per quanto riguarda l'informatica, diciamo, professionale, quella grande.
Per quanto riguarda l'informatica domestica, il mercato era completamente diverso, perché lì stiamo parlando del blocco sovietico e lì proprio anche l'economia funzionava in maniera completamente diversa dalla nostra. Più o meno avevano le stesse cose alla fine, però venivano vissute in maniera molto differente. C'erano i famosi centri sociali, centri di aggregazione dove i ragazzi andavano a divertirsi le cose che venivano prodotte e vendute in Russia, nel blocco sovietico, erano prodotte in esclusiva per il mercato sovietico e quindi esistevano solo lì, non esistevano fuori, e le cose che esistevano fuori non esistevano lì. Quando da noi scoppia il boom degli home computer, quindi dopo il VIC-20 con 64 e il Sinclair ZX Spectrum soprattutto in Europa, anche in Unione Sovietica molti appassionati, chiamiamoli hobbisti di elettronica, iniziano a magari avere qualche informazione trafugata qua e là di quello che succedeva dietro la cortina di ferro, e iniziano a vedere questa diffusione di primi piccoli computer con cui uno si poteva divertire anche in casa, imparare a programmare, eccetera. Perché lo Spectrum? Per due motivi. Uno, quello che hai detto tu era vero, cioè l'Unione Sovietica produceva cloni dei processori che esistevano in Occidente, questo a livello industriale, perché come ho detto l'informatica in Russia era basata sullo spionaggio industriale, il KGB era fortissimo, erano le spie più brave di tutto il mondo all'epoca, quindi non c'era segreto che non riuscissero ad avere in qualche modo, quindi gli schemi di produzione dello Z80, ma anche degli Intel 8080, del 4004 prima e di tutti i processori che venivano prodotti all'esterno dell'Unione Sovietica, loro li avevano e li iniziavano a produrli internamente facendosi i loro cloni, e così anche lo Z80 veniva prodotto, perché ricordiamo che lo Z80 non è che è nato per essere utilizzato nei personal computer come lo Spectrum eccetera, ma veniva utilizzato per una marea di utilizzi industriali, no? E quindi lo Z80 era quasi fondamentale come microprocessore, ricordiamoci il microprocessor, le interfacce di programmazione, quelle su cui si imparava a programmare in assembly, utilizzavano lo Z80, era diffusissimo ed è ancora utilizzato in questo ambito. Quindi esistevano queste versioni di Z80 fatte in Unione Sovietica, che avevano un costo per gli appassionati di elettronica sovietica abbastanza abbordabile. Però c'era da progettare un qualcosa che funzionasse intorno a questo Z80. E lo Spectrum aveva un vantaggio rispetto agli altri computer. Era piccolo, molto piccolo, ve lo ricordate? Spectrum è così, è grande, ci sta in una mano, ok? All'epoca portare qualcosa dalla Berlino Ovest alla Berlino Est non era mica facile, ci riuscivano, c'era un mercato nero di import-export e magari è passato anche qualche Commodore 64 sicuramente, ma sicuramente più Spectrum. Gli Spectrum riuscivano facilmente a passare perché erano piccolini, se lo filavano sotto la giacca, lo mettevano incastrato da qualche parte nella macchina, quindi era un oggetto di informatica, diciamo, domestica, che poteva facilmente girare dalla Berlino Est alla Berlino Ovest, dalla Berlino Ovest alla Berlino Est, e quindi poi essere diffuso all'interno del mercato nero del blocco sovietico. Quindi sicuramente lo Spectrum all'epoca ebbe una buona diffusione al di là della cortina di ferro, proprio perché era molto piccolo e quindi riusciva a essere distribuito. Questo ha creato una specie di piccolo club di utilizzatori di questo Sinclair ZX Spectrum, che hanno iniziato a produrre anche i primi software per lo Spectrum. Quindi ha iniziato a creare una piccola base di utenza, sia le riviste specializzate dell'epoca iniziavano a parlare di questo Spectrum, sia chi magari iniziava a programmare e sviluppare, i primi magari riuscivano facilmente a mettere mani su uno Spectrum piuttosto che su qualche altro computer. Questi appassionati poi, evolvendosi, hanno iniziato a... lo Spectrum è anche una macchina molto semplice, come ben sai, Ermanno, dal punto di vista elettronico, da capire. L'unico elemento complesso è la ULA. Però, come dicevo, i russi erano espertissimi di spionaggio industriale e tutte le aziende di produzione di
microchip russe, se tu gli portavi un chip, loro te lo copiavano, cioè avevano le macchine, lo facevano a fette, facevano le foto col microscopio elettronico, pram, lo copiavano. La ULA ci hanno messo un attimo a capire cosa c'era dentro, come era fatta, e a iniziare a distribuire, diciamo, all'interno di questo circuito di appassionati, come riprodurre l'hardware dello Spectrum. Questo ha iniziato a mettere in moto una serie di piccole aziende, più o meno piccole, aziende produttrici di elettronica del blocco sovietico. Ecco, non parliamo proprio della Russia, quindi di Mosca, lì non c'è quasi arrivato lo Spectrum. Stiamo parlando del blocco sovietico balcanico, quindi più della parte vicina all'Europa, ok? Di tutto quello che posso dire che i miei due compatibili vengono dritti da Mosca. vengono dritti da Mosca. Vedere dove erano stati prodotti. Prodotti, però a quanto pare ti sto dicendo dal punto di vista il mio campionamento nella diffusione, cioè due non so se fa statistica due aspetti moscoviti dal punto di vista proprio statistico di produzione fu molto più diffusa al di fuori di quella che era Mosca, perché a Mosca c'era anche una produzione autoctona, c'erano anche cloni di Apple II, cloni di altre macchine che sono state fatte, oppure prodotti completamente russi, di cui ne esistono tre o quattro tipi particolari di personal computer russi prodotti e progettati in Russia. Ma lo Spectrum sicuramente ebbe un'enorme diffusione tra i ragazzi appassionati, perché costava poco, e stiamo parlando, ecco, questa diffusione, stiamo molto attenti perché è una diffusione che avviene circa 4-5 anni più tardi rispetto all'Europa. Quindi quando da noi in Europa iniziavamo a utilizzare l'Atari ST, l'Amiga 500, i primi PC, lì invece iniziavano a diffondersi i cloni dello Spectrum. Quindi tutti i cloni dello Spectrum che noi vediamo adesso non si sono diffusi all'epoca dello Spectrum, ma dopo, quando da noi usavamo i 16-bit, per intenderci. Ecco. Lì invece, per una questione anche proprio di economica, quindi di soldi, eccetera, iniziano a diffondersi questi cloni di Spectrum, che sono ricordati da quella generazione di ragazzi dell'epoca e di quarantenni ormai di adesso, 40-50enni, come la loro introduzione all'informatica. E non solo questa fu molto presente, ma essendo proprio autoctona come produzione, poi si evolse, cioè lo Spectrum lì nei blocchi sovietici conobbe anche un'evoluzione che fu successiva e quindi si potenziò, diventò l'equivalente dei nostri 16 bit qua, che quando noi avevamo 512k qui, loro avevano gli Spectrum con 512k, per intenderci, ok? Avevano gli Spectrum che facevano 256 colori, sì, avevano dei modelli che sono andati avanti nella loro direzione, nella loro compatibilità, in maniera differente rispetto una evoluzione parallela, come in zoologia, due rami paralleli. Questo poi tutto confluisce negli anni 90, perché dopo l'89, con la caduta del muro di Berlino, si distrugge tutto e quindi poi cambia completamente tutto quanto, arrivano i PC anche di là e così via. Insomma. che strane vie che prende la storia della tecnologia. Il nostro amico Sir Clive, però, poi alla fine dell'avventura nell'informatica si è disinteressato di informatica, ha fatto tutt'altro nella vita, biciclette, prima, cose del genere. Dopo aver venduto la Sinclair, l'hai citato anche tu prima, in realtà Cambridge? Invece la Cambridge Computers, cioè non si era ancora disinnamorato dell'informatica dopo aver venduto la Sinclair all'Amstrad, e fece il famoso Cambridge Computer Z88 che ebbe un discreto successo. Sì, un portatile piuttosto diffuso tra chi doveva scrivere, giornalisti. Ricordiamo per esempio Douglas Adams, che era prima di usare il Mac utilizzò lo Z88 della Sinclair per scrivere. E oggi, che ha 80 anni, oltre a fare il presidente onorario del Mensa, cioè il club di chi ha un quoziente di intelligenza particolarmente alto, cosa ha fatto il signor Sinclair di notevole? Oltre a aver fatto un expose a spogliarellista o cose di questo genere. Se la passa bene, credo. Vabbè, si diverte.
ormai i soldi li aveva fatti, perché poi, come abbiamo detto, non è che ha fatto fallire la sigla, l'ha venduta, quindi non è che ci ha perso i soldi, anzi. Poi ha fatto la Z88, comunque ha venduto, ha fatto altri progettini che non sono andati molto bene, come la famosa bicicletta foldable della Sinclair, quella bicicletta che doveva ridursi, anche lì era sempre nell'ottica del triciclo elettrico, no? Che aveva fatto la mobilità, migliorare la mobilità all'interno delle città. Forse per certe cose in anticipo sui tempi, su alcune cose, sì, perché oggi c'è una sensibilità diversa per questo tipo di idee. Quasi tutti. Però ormai tu è in penso che sia 80 anni. Quindi... dottor Sinclair e Sir Clive, secondo te Armando invece è un genio, un imprenditore, un pirata? come lo vedi? Diciamo che è la somma di tutte e tre, perché se dobbiamo parlare dell'epoca che fu, lui prese le calcolatrici elettroniche, fece la versione miniaturizzata e lì ebbe il lampo di genio. Poi, quando ci fu il passaggio dai calcolatrici a LED a LCD, andò quasi in fallimento, e là la prima volta. Poi si riconverte in varie ditte, che poi Carlo le sa meglio di me, sezione computer, perché pure lui lì inventò altri computer, inventò il Grandi New Brain, era un suo prodotto, che però, dato che costava troppo, lo abbandonò, per poi cominciarsi a puntare sullo Z80, lo Z81 e lo Spectrum. Beh, tra l'altro lui, se vogliamo, ha avuto sempre lampi di genio, però non è mai stato l'imprenditore alla Bill Gates o... ora Steve Jobs, se vogliamo. Da un certo punto di vista è più simpatico, perché poi lui era, dal mio punto di vista, un genio del male, perché quando fece il 48K, lui per risparmiare non è che disse vado da una fabbrica e compro i componenti buoni, certificati, come facevano le altre ditte. Lui andò in una fabbrica e disse cerco delle espansioni di memoria. Bene, a me mi servivano delle espansioni di memoria da 32K come chips, soltanto che non esistono, esisteva 64K. Allora lui, per risparmiare, disse a una ditta, all'epoca alla SGS Thomson, che era già l'evoluzione di una ditta italiana, se vogliamo, e gli disse: senti, io vorrei comprare i chip di RAM. E lui dice: sì, quali vuoi? Mi dai per fuori quelli bruciati, che hanno metà, hanno superato il test. Tanto lui prendeva una RAM bruciata da una parte, però dall'altra parte era buona. Se io utilizzo la parte buona, tu non te ne accorgi che la RAM è rotta, il chip fisico è rotto. Pertanto tu, programmatore, il computer è perfetto, funziona. Non ha... E lì è la genialata del male, dal mio punto di vista. Infatti, se tu adesso oggi vai a cambiare e cerchi proprio sui datasheet di elettronica, la RAM che usava lui, rimarchiata, non esiste. In pratica era una RAM superiore tagliata a metà. Lì è stato un grande, da un punto di vista malefico, però riusciva così effettivamente a contenere i costi. Come un genio sotto tutti gli aspetti. Bisogna vedere cosa intendi per male, perché per me che costassero poco non era un male, ma era un bene, soprattutto sì, quello che ha venduto una cosa rotta, tu non lo sapevi, però ti ha venduto una cosa rotta, in quel caso funzionava, quindi non era rotta. Costava meno che gli altri computer. Il Grandino Brain, come hai detto prima, il progetto che iniziò nella Sinclair Radionics, l'azienda che poi diventò dopo la Sinclair, in realtà lui non lo volle portare avanti e creò lo ZX80 proprio per una questione di costi, perché il Grundy New Brain costava troppo, secondo lui, cioè non era quello che lui voleva fare, non era quello che voleva fare Sinclair. Infatti, quindi io per esempio l'ho vista spesso, non so se la portassi pure te a una manifestazione, io vedevo sempre il piccolo Ezio Bagnis, non io. Può essere, dico, e vedevo soltanto diciamo il modello base, io non sapevo manco che esisteva un'interfaccia da 15 kg di peso che gli dava il monitor, le espansioni, i floppy drive e tutto il resto. Il Grande New Brain era piccolissimo, era. Invece no, era sempre a parte, era. Ecco il discorso dei costi famosi che dicevi sempre, perché esatto. Per avere la macchina completa dovevi pagare uno sproposito in più rispetto al suo progetto ideale di computer, diciamo, a bassissimo costo. Esattamente, lui lo abbandonò proprio perché non era quello che intendeva fare, cioè uscire un computer a bassissimo costo, che fece poi con la ZX80 subito dopo il Grundy New Brain.
Però io da elettronico era da menaglie, basta. Poi altri elettronici non sarebbero d'accordo. Io non c'entro di dire che non sono elettronico, però mi scannerete tra elettronici. Signori, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire su questo argomento, sia su Clive che sui dintorni dello Spectrum. Ma si è fatta una certa ora, il nostro pubblico ha un'età, quando dicevano tutti millennials, non è vero, a quest'ora stanno andando a letto il nostro pubblico. Quindi io innanzitutto ringrazio veramente chi ci ha seguito e chi ha commentato in diretta, ringrazio e saluto chi ci guarderà dal futuro in differita e ringrazio tantissimo i nostri due ospiti, grazie e buona serata Ermanno. Buona serata a tutti voi e a chi ci ha ascoltato, ha avuto la bontà di ascoltarci. Grazie mille a Carlo e buona serata. Grazie a tutti e magari ci rivedremo prima o poi per altre cose, non si sa mai. Certo. Allora, buonasera a tutti e arrivederci.